Si snoderà a partire dalle 18 lungo le vie di Padova la solenne processione in onore di Sant'Antonio, patrono della città. Già più di 50.000 pellegrini che nei giorni della tredicina hanno affollato la Basilica, aperta oggi fin dall'alba con la prima messa solenne celebrata alle 6. Alle 11 l'omaggio della diocesi con la messa presieduta dal vescovo di Padova Claudio Cipolla. Alle 17, prima della processione, l'Eucarestia presieduta dal ministro provinciale dei frati minori conventuali, padre Giovanni Voltan. Una festa di fede e di popolo, quella di Antonio, taumaturgo e santo dei miracoli. Tanti si affidano alla sua protezione con bambini che indossano il tradizionale saio, i fratini. In processione sfileranno una sessantina di gruppi che accompagneranno per le vie della città la solenne reliquia del mento e la statua del santo tanto venerata.